buonasera, benvenuti, grazie per la vostra presenza numerosa. E questa sera abbiamo il primo appuntamento qui al Teatro Faragiana per il liceo musicale. Assisterete ad un concerto appunto della sezione musicale, grazie a un progetto che abbiamo vinto con il Piano Nazionale delle Arti e con ovviamente la collaborazione vostra e delle persone che hanno pagato il biglietto per permetterci appunto l'affitto di questo teatro per due volte, oggi per il musicale e il 5 giugno per il coreutico. Quindi vi ringrazio già da adesso e vi dico subito che eventuali guadagni di questo concerto andranno tutti all'attività formativa del liceo musicale e così quelli che potremo avere per il coreutico. Quindi tutto finalizzato al benessere della scuola musicale oggi, coreutico la settimana prossima. Vi ringrazio, noi abbiamo invitato tutta una serie di autorità, non riesco a vedere chi è venuto, chi non è venuto, però dovrebbe esserci per il sindaco Canelli la consigliera Laura Bianchi, l'assessore Laura Bianchi, la ringrazio moltissimo perché è una nostra conoscenza veramente brava e c'è stata vicino. Poi per la provincia ci dovrebbe essere Andrea Crivelli, non so se è arrivato, c'è, benissimo, grazie consigliere. Poi abbiamo degli ospiti che dovrebbero arrivare, non so se sono arrivati l'ex prefetto, no, non lo vedo, poi dovevano arrivare diverse persone, però ripeto, magari nella pausa, perché adesso ci saranno delle formazioni, vedete, dall'allestimento. Poi nella seconda parte, mentre si aggiusteranno gli strumenti per l'orchestra del musicale, diciamo anche due parole e magari invitiamo i nostri rappresentanti politici. Grazie, io chiamo subito i due presentatori studenti, Dario Roncolato e Andrea Collilanzi, che vi illustreranno tutta la serata. Prego, accomodatevi. E io lascio subito, ragazzi, vi lascio subito il microfono. Chi è che parte? Parti tu? No, perché scusate, siccome siamo due presentatori di un certo calibro, vorremmo una presentazione di un certo livello, degna di nota, no? Quindi noi adesso riusciamo. No, adesso non riusciamo, rifacciamo l'entrata, ma soprattutto vogliamo un grande, come si dice a Roma, una grande caciara. Sì, ok, un applauso. Vai, usciamo e l'applauso. Al nostro tre. Tre? Due, vabbè, uno, due, tre. Buonasera. Più forte. Di più. No. No, grazie. No. Bene, siete tanti. Anche bella se c'è la scala luce stasera. Sì, bellissima. Bellissima. Io non vedo niente, sinceramente, però sì, un po' strano. Cominciamo? Diciamo, dai, iniziamo. Va bene, allora, benvenuti al concerto Sogni Primavera del liceo musicale. Cominciamo subito con allora, il duetto Buffo dei Gatti. Questo dico due parole sul pezzo. È un sul brano, sul il pezzo cioè, lo quando diciamo andiamo sul rock, poi parliamo di pezzo. Ok, perfetto. Su questo brano. Insieme e di che Vito. Brano! C'hai ragione. Comunque, un duetto per due soprani, attribuito a Gioachino Rossini, ma in realtà non è direttamente suo. E la particolarità del brano, che si chiama appunto Duetto Buffo di due gatti, perché il testo ha una sola parola, che è miau, e viene ripetuta per tutto il brano. E pensa che noi studiamo Leopardi, Carducci, di tutti, e Rossini fa un brano che solo che poi non è neanche miau. Suo, alla fine. Vabbè, pazzesco. Comunque, allora, chiamiamo un attimo, devo leggere il programma. Sofia Napolitano al pianoforte. È un po' timida. Giovanni Oldani. Ah, ok. Vabbè, si fa noi, vedere noi dopo. Noi non abbiamo presente la galanteria prima le femmine. Prima i nomi, quindi poi. Ok. Maria Grazia Schei. Maria Grazia Schei.
Vieni. Fanno entrata figa. Okay. Va bene. Scusate. A voi il duetto buffo. Buffo dei gatti. Ok, bene. Ok. Cosa succede? Ah, ok, scusate. Bene, bene, bene. Una domanda. Chi è che era più gatto dei due? Maschio o femmina? Maschio, femmina? Chi per gatto? Non chi tutti per insieme, maschio? Eh? Chi per maschio? Chi per femmina? Tanto non vediamo niente lo stesso. Sì, infatti. C'è proprio questa luce che ci... Cos'è? L'occhio di bue, quello? Quello con l'uovo. Sì, ah, okay. Sodo. Okay. Bene. E ora passiamo al secondo gruppo di oggi, che è il gruppo di chitarre, delle classi terza M e quinta M, ovviamente del liceo musicale. E, sono diretti dal professore Graziano Salvoni. E adesso devo leggere perché, allora... Vuoi gli occhiali? Ce li hai? No. No, ok. Quelli da sole, se vuoi. Sì, okay. Però in effetti servirebbero questa luce. Sì, ok, allora, i tre brani che il gruppo da camera chitarristico si appresta a eseguire sono tratti dall'opera originale per quartetto di chitarra intitolata Stamps, che significa... Lo chiedevo a lei perché neanche noi lo sappiamo, quindi, okay. Di Federico Moreno Torroba, ho imparato a leggere qualche giorno fa e quindi sono un po'... essa è composta da brevi schizzi di paesaggi, situazioni e impressioni emozionalmente legati alla terra di Spagna, della quale il compositore nativo è profondamente legato. I brani sono 8, però per l'occasione ne presenteranno solo 3: Cammino del Molino, Amanser e Bailando un Fondango Charro. E direi di far entrare i nostri esecutori. A voi il gruppo di chitarre diretto dal maestro Salvoni.
Thank you.
Ok, perfetto. Grazie, sì, grazie. No, grazie. Pure. No, continuate. Tutto bene? Sta andando bene? Bene, da 1 a 10? 10. 11, 10, 10. Come Alessandro Borghese insegna. Bene, siamo passati dallo spagnoleggiante, passeremo a una parte pianistica, cominciando da Daniele Ambrosi. Daniele Ambrosi al pianoforte. Applauso. Allora, lui ci presenterà il terzo scherzo di Chopin. Adesso vi leggo un attimo qualcosa, che emerge una forma beethoveniana a grandezza. Dopo l'enigmatica introduzione atonale, in cui si percepisce un clima di angoscia, di inquietudine interiore, all'improvviso irrompe il piano, il primo tema in do diesis minore, in doppie ottave, energetiche e martellanti. Una cosa molto importante è anche il secondo tema che abbiamo in tonalità maggiore, quindi in contrasto con quella minore che sarà re bemolle maggiore. Ma quello che ricorderà molto questo scherzo di Chopin sono le ambientazioni della saga del Signore degli Anelli di Tolkien, insomma. E quindi niente, è un presto con fuoco, dura un po', però è bello. Quindi niente, Daniele al pianoforte. Applauso! Thank you.
Oh, oh. Ok, dai, oh. Dani. Dani. Torna dentro. Dai, su. In mezzo, eh. In mezzo al palco. Qua. Qua davanti. Sì, puoi andare. Ok, adesso vuole rimanere qua per sempre. Bene. Passiamo a un altro, anzi a un'altra pianista, e ci trasferiamo dalla Polonia e in Francia con Debussy, giusto, no? Perché a volte io sbaglio anche i paesi degli autori, e quindi, giusto, no? Quanto hai di storia della musica? Bah, tipo 4.5. Ah, ok, no, allora sei okay. Scusato. Bene, ci eseguirà questo brano che si chiama Riflessi sull'acqua, di Debussy, appunto, Cecilia Nonne. Il brano, faccio un attimo una breve premessa, il brano è introduttivo della prima serie di Images. E Debussy non intende riprodurre una semplice imitazione illusionistica dell'elemento naturale dell'acqua, ma desidera compiere un viaggio nella liquidità del suono, creando simbolicamente giochi tra l'acqua e la luce che si scinde e si moltiplica in centri. E con centri concentrici sulla superficie increspata dell'acqua e poi si immerge nella sua profondità fino a scomparire. Chiaro esempio di simbolismo, direi. Ci ho studiato, vedi che... Sì. Non era impressionista. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, uguale, vai, Cecilia, dai. Vai. Cecilia, non è al pianoforte. Applauso. Applauso, applauso. Thank you.
Ok, bene, 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 bene. Tutti molto bravi oggi, eh? Tutti molto bravi oggi. Sì, 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 sì. No, non solo oggi, da sempre. Sì, da sempre. Proprio dalla storia del liceo musicale. Gli allievi, che siamo anche noi allievi. Insomma, esatto. Fieri della nostra scuola. Esatto. Okay. Bene, continuiamo, andiamo in un ambiente un po' più moderno, più sulla musica leggera. Pop. Pop. Rock, no, rock no, pop. Metal. Metal. Poi... Heavy metal. Rap. No, va bene, no, ok. E, ci faranno sentire due brani, due nostri compagni. E, al piano, Dario Roncolato. Dario. Tu conosci Dario? Oh, ma... Dario. Scusa, ridimmi un attimo il nome. Dario Roncolato. No, aspetta che sono io, scusa. Ah, ok, perfetto. E lui Dario Roncolato, perfetto. Bene, che ci accompagna, ovviamente che accompagnerà Maria Grazia Schei con alla voce, dov'è, ok, qua. Bene, ci eseguiranno due brani, California Dreaming, dei Mamas Papas, giusto? Sì. Ok, e che ha fatto questa cover Sia, che è un'artista moderna, e che... è stata anche riprodotta nel film San Andreas con quello super muscoloso The Rock, Dwayne Johnson. Lo conoscete, eh? In quanti lo conoscono? In quanti lo vorrebbero conoscere? In quanti vorrebbero avere i suoi muscoli? Tutti, secondo me. E niente, e dopo questo ci faranno Shallow, una colonna sonora del film A Star Is Born. A voi Dario e Maria Grazia. In Lee, California.
Qua è un gioco di fili. Oh, ok, vai. Shanghai. A posto. Bene, chi tocca adesso? Sì, ho capito chi tocca. Tocca a quell'allievo simpatico, bello, che è bravissimo al pianoforte. Io? Anche? Ah. Però hai già suonato? Ah. Un altro presentatore. Ah, ce n'è un altro? Dov'è? Ah. Dov'è? Vabbè, dai, io. Sarei mica tu. Cioè, tocca anche suonare. Stavolta sì. Allora, Andrea Collelanzi al pianoforte. Ci suonerà La leggenda del pianista sull'oceano, tratto dal film di Tornatore, con la sonora di Ennio Morricone, e poi di Gershwin, I Got Rhythm, dal musical Crazy Girls. Crazy Girls. No, Girl Crazy. Vabbè, un bel applauso, Andrea al pianoforte. Thank you.
Ok, ci siamo. Si sente? Okay. Perché sai, un altro bello applauso. On e off, on è acceso, off è spento. Okay. C'ho quattro seriamente l'inglese. Anch'io. Prof, lo so che è in sala, non so dov'è però. Bene. Allora, passiamo... Un attimo che qua leggo. Sentite? Ok, allora, cambiamo genere, chiamiamo il gruppo rock della prima M. Gruppo rock. Vi vogliamo vedere belli rock and roll, eh? Gruppo rock della prima M. Un attimo che si sistemano, poi vi dico i brani. Ma avevamo anche il... l'ho visto adesso, il... Ah. Sì, noi siamo girati di qua. Noi siamo concentrati, non è che diamo le spalle al pubblico. Esatto. Anzi, presentiamoli così. Ok, boh. Allora, almeno ci vediamo, no? Sì. E poi loro vediamo che facce fanno. Ok. Sì. Vai. Chi c'è? Allora, gruppo rock prima M, ci faranno Perfect di Ed Sheeran. La conoscete? Quanti la conoscono? Quanti la vorrebbero conoscere? Quanti la cantano insieme a noi? Tutti, vai. C'è anche il karaoke poi. C'è anche il karaoke, esatto. Ci saranno le parole che scorreranno. E poi una canzone di Salmo, che è fatta con gli strumenti. Boh. Vabbè, insomma, Don Medellin. Medellin. Ci suggeriscono Medellin. Grande. Va bene, insomma, Ed Sheeran, Salmo, gruppo rock prima M. Applauso! Maybe
I'm
siete, il mio nome è Marilyn, Tom Marilyn, Tom Marilyn, Tom Marilyn, Tom Marilyn, Tom Marilyn. Guardo troppi film, troppe sere alla TV, ma sai che me ne sbatte, bravo, sono il medley, il Tom Medley. Li ho presentati come gruppo rock, però diteci i vostri nomi, facciamo un po' bene. Tibere, io. Molto bello, ma com'è che si chiama questo gruppo? Ah, non ce l'avete? Facciamo così, facciamo questo gioco. Guidati dall'inizio dell'anno e, fino a oggi e cominciamo insieme il maestro Fabio, Fabio. Bello Fiore, bel applauso. E infatti adesso sempre con il professore eseguiamo con il gruppo di terza M, esatto, e Walla la Talk, conoscete? Con questi? Led Zeppelin. Yeah, yeah. Ma la parte sinistra è la parte rocchettare, mentre i quasi sono più classici, sì, un po'. Adesso si è guardato fuori, diciamo. E il secondo brano sarà Snow dei Red Hot Chili Peppers. Sono loro! Hanno cambiato idea? Torna a casa. Torna a casa al posto di... Al posto di Snow. Mi dispiace, aveva Torna a casa dei Maneskin, la conoscete? Ok, e l'ultimo pezzo è
I'm gonna say
Torna a casa che non voglio più aspettare.
Thank you.
troppo cazzo.
come sorbello fiore il palcoscenico che ha preparato questi ragazzi. Ecco, adesso bravi presentatori, bravissimi. Un saluto al pubblico. E allora, mentre salutiamo questa band e facciamo cambiare per l'orchestra, prego. Volevamo fare anche un augurio, perché oggi c'è un compleanno ed è compie gli anni proprio una persona che ha suonato oggi. Eccolo qui. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Giorgio, perfetto. Allora da oggi ti puoi firmare le giustifiche da solo. Va bene. Allora, bravi presentatori, tocca a noi adesso di uscire, uscite e facciamo sistemare il palco per l'orchestra del liceo musicale. Che siete sempre voi, sempre piacevoli. Sì. Allora, dove? L'altro presentatore dove? Dove vai? Scendiamo. No, grazie. Allora, io facciamo un applauso alle nostre autorità che ci sono venuti a salutare. Grazie. No, ripeti perché è un dolore. Sono io che vi ringrazio, mi avete fatto toccare il cielo con un dito. Grazie. Allora, adesso due parole le faccio dire ai ragazzi, perché sono immensitatissimo, forse più di loro. Perché si sono preparati, abbiamo tutti i fogli, però andiamo un po' anche a braccio, vero? Andiamo più che altro proprio a muzzo. Ecco, volevo dire che qui sono rappresentati ovviamente la festa del musicale e la festa il 5 del Corretico, però dobbiamo dire a questi signori che noi siamo anche artistico, musicale e corretico. E l'artistico come è presentato? Con una timida rappresentazione di immagini all'inizio, avete visto quelle immagini? Sono immagini alcune dei ragazzi dell'artistico che potevano rappresentare dei colori, le emozioni dei vari pezzi, giusto? Sì. E poi no, non facciamo saluto dalla linea di tutti gli studenti della maturità. Allora. Poi devo ringraziare che hanno veramente detto che guardate la preparazione di questo spettacolo è come fare l'esame all'università, c'è sempre la paura di non uscire. Credo che è solo loro, lo posso dire con un applauso. In questa prima parte ha funzionato? Sì! Di più, dai! E allora voglio fare un ringraziamento straordinario anche alla regia televisiva con il nostro Leonardo Cappini, il nostro Ignazio Buscemi e il nostro operatore esterno dei progetti europei, Marco, aiutatemi! Marco! Marco, te... Fradotti, eccolo qua. Quindi veramente splendida regia, credo che vedremo, andiamo alla fine per dare un ultimo applauso veramente di questa prova che stiamo facendo. Quindi la sperimentazione dell'artistico, voglio fare un po' ricordo, è sulla scenografia, ecco perché noi collaboriamo anche con il Teatro Farmaggiana, quindi con opere di pittura o per scultore che sono oggetti scenici per anche queste produzioni del Farmaggiana, ma poi ci stiamo specializzando anche sulle videoproiezioni, per cui questo è un tentativo di una registrazione diretta per appunto un
domani avremo magari anche l'indirizzo multimediale, ecco, se saremo sostenuti. Per cui veramente credo che sia la scuola più bellissima. Io sono veramente sono di essere dirigente questo musica Ok, a che punto siete? Quasi pronti. Ok. Devo dire il nostro regista qui di teatro che a un certo punto se si fa l'ora non so cosa succede. Perciò quindi spiegatevi signori che noi dobbiamo arrivare alla fine, perché nella seconda parte, e ve lo spieghiamo, ci sono delle musiche particolari, particolarissime. Volete anticipare? E per voi sapete perché facciamo queste musiche? Lo sapete perché? Sì, tutto. Ci riprendono tutte le nostre cavolate che diciamo. Quindi attenzione. Allora, siamo qui nella seconda parte, e qui abbiamo un rappresentante della Giuseppe Ambrosetti. Ecco, lo sento perché poi c'è Maia. Il gran ballo di Galleria Reale, che si terrà il 16 novembre quest'anno a Galleria Reale. Buonasera a tutti. Sì, come sono stati? Siamo stati invitati, e quindi questa è la nostra, se riusciamo a colpire questi signori, loro forse
adesso chiudiamo un attimo questo pari, così esatto. E vi dobbiamo intrattenere, non sappiamo come, quindi ci vediamo, facciamo un giochino. Ok, proviamo a farlo. Facciamo così. Capisci? Tu quando sei seduto? Facciamo così, è un gioco che riguarda mesi, ok? Facciamo così, chi è nato a gennaio gridi olè. Ok, chi è nato a febbraio gridi olè. Chi è nato a marzo gridi olè. Febbraio vince per adesso. Febbraio vince, chi è nato ad aprile gridi olè. Nessuno? Era un pesce d'aprile. Ah, lì ce n'era una, ok, perfetto. Dopo aprile? Maggio. Okay. Maggio. Chi è nato a maggio? Grigio Lea. Olè. Appena fatto il compleanno, quindi. Vabbè, auguri allora. Auguri. Chi è nato dopo maggio? Io ho i mesi proprio zero. Giugno. Chi è nato? Quest'anno è pesante. Perché è proprio la canzoncina. Chi è nato a giugno? Grigio Lea. Chi è nato a luglio? Grigio Lea. Chi è nato ad agosto? Grigio Lea. E poi chi è nato a settembre? Grigio Lea. Ottobre. La facciamo prima, ancora settembre. No, chi è nato a settembre gridiole? Chi è nato ad ottobre gridiole? Chi è nato a novembre gridiole? Chi è nato a dicembre gridiole? Poi ricomincia da capo, perché c'è il ritornello. Poi, a gennaio, febbraio, marzo. No, aspetta. Questa era la prima strofa. Ora, chi è nato il primo di gennaio gridiole? Poi c'è chi è nato il 2 di gennaio, grigio. Chi è nato? Chi si è rotto le scatole di fare sto gioco? Chi si è rotto di fare le scatole? Grigio. Olè! Olè! Avete finito, ragazzi? Siete pronti? No, no, okay. Allora, in realtà sono pronti da tempo, però devono far vedere un po' lì. Sì, ma loro in realtà sono nati pronti. Sì, esatto. Allora. Ce lo stavamo dimenticando, vero? Allora. No, siamo allora, ce l'ha rubato il presi del programma. L'orchestra Ok. Adesso passiamo all'orchestra d'arc, ci sarà anche l'intervento del coro. Esatto. Allora, abbiamo la prima composizione del maestro Fabio Bellofiore. Che ci farà una descrizione lui stesso. Dovremo. Sì. Vedi, non sappiamo. Vabbè. quindi preghiera alla Vergine di Fabio Bellofiore, insomma. Esatto. Poi abbiamo Caresse sur l'Océan dal film Le Choriste del 2004. Lo conoscete? Quanti l'hanno visto? Quanti lo vorrebbero vedere? Non troppi, mi spavento. Chi è nato a giugno, grigio Lea? poi cos'è che... Dopo il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo, valzer brillante di Verdi. Esatto. Poi abbiamo La Vedova Allegra, Il Tace e il Labbro dalla Vedova Allegra, che è un'operetta. Sempre con il coro. Poi abbiamo il valzer numero 2 di Shostakovich dal film Eyes Wide Shut. Sulle mani per Eyes Wide Shut. Questi sono i nerdoni che... E poi chiudiamo con il Strauss. Brindisi. No. Prima c'è il Brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi. Esatto, sempre accompagnato dal coro. La marcia di Radeschi di Strauss. Ok. E non è il concerto di Capodanno, però ci siamo lì. Più o meno il programma è quello. Esatto. Vi ricordiamo anche che oltre all'orchestra e al coro c'è l'intervento del coreutico, siccome siamo un istituto multitasking, no? E sì. Quindi ci sarà l'intervento anche del coreutico con le ballerine e ballerini che appunto eseguiranno le coreografie, si dice, passi di danza, sulle note musicali, esatto, dei vari brani. Se siamo pronti, bene? Siete pronti? Preparati dai professori? Ok. No, i professori. I professori. Dai, ci fate un bel applauso, scusa, grazie. No, ovviamente ringraziamo anche i professori. Prima il professor Giuseppe Canone, che ha accompagnato, ha fatto anche lui gli arrangiamenti di Mamma Mia The Final Countdown. E ora l'orchestra d'archi sarà diretta dal maestro Dino Scalabrin. E niente, io direi. Siete pronti? Volete dire qualcosa voi?
il professor Uncini. Uncini, qua è un po' duro. Ricordarseli tutti sono tanti. Insomma, un applauso a tutti i prof del liceo. Esatto. Siete pronti? Ah, ok, perfetto. Pronti. Allora, noi vi lasciamo con Dino Scalabrin. L'orchestra Fiati. Perfetto. Sono nelle mani. Bravissimo, grazie. Un minuto anche meno per spiegare il pezzo che stiamo suonando, che suoneremo adesso. Questa preghiera alla Beata Vergine che ho scritto perché 2 anni fa abbiamo fatto un'esperienza molto bella a Milano, al Teatro Carcano, e abbiamo portato il Teatro dell'Elfo, scusate, abbiamo portato questo live a tema, c'era il Paradiso Dantesco. Il presidente mi ha chiesto di scrivere qualcosa di originale e l'intento era quello di accomunare le nostre tre realtà, l'artistico, il coreutico e il musicale. E quindi abbiamo creato questo bel lavoro dove tutti eravamo coinvolti, dalla regia, dei costumi che hanno curato i ragazzi dell'artistico, alla musica che abbiamo curato noi, e al presidente ci ha chiesto di riproporre un brano, riproponiamo questo, La preghiera alla Beata Vergine. Il testo è proprio il 23° canto di Dante. Nel mio piccolo ideale canoro ho pensato a una Beatrice dantesca che cantava, e accompagnata dagli angeli, le chitarre, il suono della terra di Dante, della viola e l'orchestra. Bene, buon ascolto. Thank you.
Bene, siamo quasi giunti al termine del concerto. Quest'ultima parte è dedicata a, diciamo, ai valzer, anche perché probabilmente, senza ombra di dubbio, il prossimo anno siamo stati invitati al ballo delle debuttanti, quindi abbiamo iniziato a preparare il programma che dovremo andare ad eseguire. E quindi vi presenteremo alcuni dei valzer celebri che, insomma, sicuramente conoscete e speriamo di superare l'esame. Speriamo di superare l'esame. Grazie. Chiederò poi a voi un piccolo aiuto per l'ultimo brano. Scusate, tolgo solo questo. Thank you.
Thank you.
Oh,
Allora, ci date solo un microfono, chiedo scusa al teatro, a Vanni Vallino, ci siamo un po' prolungati, volevo solo fare i saluti e ringraziare e andiamo via, dai. Allora, il microfono, ma ci sentiamo lo stesso. Ok, allora io chiamerei innanzitutto le nostre ospiti, avete visto, c'era il coreutico come ospite e il musicale sarà ospite del coreutico il 5 giugno. Quindi le nostre ballerine con la professoressa Tumiati, prego i fiori, i fiori, i fiori. Poi voglio ringraziare la professoressa Rossella Gaboli che non si vuole far vedere ma che adesso esce. Vieni qua, vieni qua. La professoressa Di Piace, la professoressa Saracco, la professoressa. No, ci siamo, salutiamo. Gabriella Baldi, prego, salite, salite. Vieni, Gabriella, vieni, vieni. Rossella Pesce, prego. La professoressa Cuce, la professoressa Cuce, dai, fiori, fiori, uno per volta, vieni, vieni, ragazzi, venite, professoressa Tumiati, le ragazze, a tutte le ragazze ospiti del musicale, prego, prego, dai, sono tutte uguali, ragazzi. Si era estinta la specie se avevamo questo. Allora, il professor Frisenda. No, il professor Frisenda. No. I fiori li diamo solo alle donne. Tutti i professori. Prego. Di qua. Dai. Scelgo la carta. No, no, dai, dai. Siamo andati bene fino adesso, il finale è... Due, è la fretta, è la fretta. Cavolo, è difficile fare il finale. Gisella Bigi, dov'è? Gisella Bigi. Gaboli, Saracco. Ok, Gisella Bigi, dov'è Gisella Bigi? Vieni, vieni. Gaboli. Aiuta, abbiamo dimenticato qualche donna? Petrarulo, dov'è la Petrarulo? La Petrarulo, dov'è la professoressa? Eccola là. Petrarulo e poi De Medici, giusto? Sì. Petrarulo e De Medici. Ce l'abbiamo fatta, non abbiamo dimenticato nessuno. Bene. Salutiamo. Allora, io vorrei ringraziare i direttori d'orchestra, il Manone, professor Manone, Uncini, il professor Uccini, Nuola, Bello Fiore e poi presenta i professori che hanno suonato, tutti abbiamo nominato, e per ultimo il nostro direttore del ballo delle debuttanti, Tino Scalabrin. Vediamo, vi aspettiamo il 5. Vogliamo sapere, vi aspettiamo con un 5. Ultimo applauso, se questi ragazzi e questi professori sono stati promossi. Chiudo? Chiudiamo, chiudiamo. Grazie! Vanni, scusaci! Chiediamo perdono! Non accadrà mai più! Buonanotte, suonatori! Grazie!